Il momento dell'attesa. Che bello il momento dell'attesa. È uno dei momenti più belli. Chi è particolarmente dotato di fantasia, di spirito, di concentrazione, il momento dell'attesa lo vive davvero molto, ma molto, ma molto bene. Certo, se l'evento è bello, se l'evento è brutto, un po' meno bene, ovvio. Ma parliamo di momenti belli, perché i momenti brutti sanno parlare da soli, purtroppo, ahimè. Non devono mai interpellare nessuno. Arrivano e hanno una lingua così lunga, ma così lunga, a volte fin troppo lunga. Parlano troppo in maniera incisiva. E allora noi parliamo dei momenti belli. Visto che i momenti brutti non hanno bisogno delle nostre parole, dei nostri preamboli. I momenti belli sono belli, già, è vero, ma un momento bello lo si vive veramente bene, veramente come lo si vorrebbe quando? Nel momento dell'attesa, perché tu lo immagini come vorresti tu lo vivi come vorresti viverlo, lo realizzi nella tua mente, nella tua interiorità, come lo vorresti tu, per filo e per segno, con l'emozione che vorresti provare tu in quel momento. Poi non si sa se veramente andrà così. Poi non sai come potresti trovarti in quel momento esattamente, qual è l'emozione che potresti provare, ma lo vivi come vuoi proprio nel momento dell'attesa. E io in questo momento sono nel momento dell'attesa. Perché? Perché domani, 14 settembre, alle ore 19, sarò in onda sul canale televisivo Lombardia Channel e sarò ospite della giornalista Silvia Butera. Io non so come andrà domani. So solo che oggi lo sto vivendo bene, benissimo, da buon protagonista, da eccellente protagonista del momento dell'attesa. E siccome il proverbio vecchio e saggio dice chi ben incomincia è già a metà dell'opera, cominciando a viverlo bene nel momento dell'attesa, sicuramente andrà bene anche domani. Vi aspetto domani. Ripeto, 14 settembre, mercoledì alle ore 19 su Lombardia Channel. Ospite della giornalista Silvia Butera. Il canale è visibile sul digitale terrestre, sul canale 615 oppure sul canale 666. Non mancate, sarà una bella trasmissione.